Dal Vangelo di Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, e cioè egli doveva risorgere dai morti. Sorelle e fratelli carissimi, tantissimi auguri per una santa Pasqua di vera risurrezione. La buona novella di Pasqua vi raggiunge dal Museo Diocesano di Ortona, all'interno della Cattedrale di San Tommaso, e vi raggiunge davanti a un'opera d'arte del XIV secolo, un altorilievo di autore ignoto che ci mostra Gesù in piedi dentro il sepolcro. Nell'Occidente questo tipo di immagine vengono definite ecce homo, facendo riferimento alla frase che Pilato disse mostrando Gesù alla folla. In Oriente invece questa stessa immagine viene definita o nunfios, cioè lo sposo, perché ci presentano Gesù nel momento in cui ha dato tutto se stesso per amore, ha dato la sua vita per amore nostro, per la nostra salvezza, per donare a noi la vita. E ci mostra la vittoria della vita sulla morte, la vittoria dell'amore sull'odio, sulla violenza, sul peccato, sulla morte stessa. La cosa impressionante del mistero pasquale, carissimi, è che nel momento della morte tutti sappiamo riconoscere ciò che accade. Il Venerdì Santo, davanti a noi c'è una croce e tutti la vediamo, e c'è un crocifisso e in esso tutti riconosciamo Gesù. Il mattino di Pasqua, invece, davanti a noi c'è una tomba vuota, ma come dice Maria Maddalena nel testo del Vangelo di Giovanni, non c'è un corpo e non sappiamo dove lo hanno posto. La Pasqua è fatto di segni che hanno più significati, di segni potremmo dire addirittura ambigui. Ognuno li può leggere come meglio crede. È la fede, è l'amore nel cuore che ci permetteranno di leggere nel migliore dei modi ciò che la Pasqua vuole dirci. Protagonisti del Vangelo di Pasqua, secondo Giovanni, sono Maria Maddalena, Pietro e Giovanni, tre discepoli fra coloro che si erano innamorati di Gesù, fra coloro che avevano dato la vita per Gesù, fra coloro che lo avevano seguito fino in fondo, pur disperdendosi nel momento della morte. Tutte e tre insieme, Maria Maddalena, Pietro e Giovanni, rappresentano le varie anime della Chiesa, ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con la sua vocazione, ognuno con i suoi doni, ognuno con i suoi tempi, ognuno con la capacità di dare quello che possiede nella mente e nel cuore per trovare la verità di Gesù che risorge per noi. La prima protagonista è Maria Maddalena, colei che davvero era innamorata di Gesù, colei che davvero
si era vista la propria vita cambiata radicalmente dall'incontro con Gesù. E lei si muove di mattino, presto, quando ancora era buio. L'amore ha sempre fretta, l'amore non sa aspettare, l'amore gioca sempre in anticipo. Però la definizione temporale ci indica che nel cuore Maria Maddalena non aveva tutto chiaro. Maria Maddalena va al sepolcro di mattino, ma era ancora buio. Nel suo cuore c'è la fede, il desiderio di stare con Gesù, ma c'è ancora il buio. Lei va al sepolcro cercando ancora un cadavere. E di fronte alla pietra ribaltata non sa andare oltre. Vede solo il verificabile e corre a riferirlo a Pietro e a Giovanni. Con la sua lettura hanno portato via il Messia, non sappiamo dove lo hanno posto. Ma in questo modo mette in moto Pietro e Giovanni, i quali subito escono dal cenacolo e correndo vanno verso il sepolcro. Il sepolcro diventerà il punto d'incontro per coloro che amano Gesù. Pensate, fratelli e sorelle, che in questi 9 versetti del Vangelo di Giovanni per ben 7 volte ricorre la parola sepolcro, che nella sua etimologia richiama molto la parola ricordo. Allora io e voi oggi ci dobbiamo chiedere: che cos'è per noi il sepolcro vuoto di Gesù? Che cos'è per noi il mattino di Pasqua? Un semplice ricordo o qualcosa di diverso? Se esso è un semplice ricordo, vuol dire che la nostra mente e il nostro cuore sono sintonizzati su altre persone e su altre cose. Se il sepolcro diventa il nostro punto di partenza, vuol dire che anche noi, come Maria Maddalena, Pietro e Giovanni, siamo innamorati di Gesù. Vuol dire che anche noi stiamo scommettendo la nostra vita su Gesù. Giovanni arriva prima perché è più giovane, ma anche perché è il discepolo amato da Gesù e l'amore gli mette le ali ai piedi. Arriva, guarda, osserva i teli che sono come sgonfiati, ma non entra, aspetta Pietro. L'esperienza della risurrezione, carissimi, non è mai un'esperienza solo intimistica, individualistica e personale. È un'esperienza certamente personale, ma da vivere in comunità, da vivere insieme con gli altri. È bella una chiesa che si aspetta. È bella una chiesa in cui c'è qualcuno che va più avanti, qualcuno che resta indietro, ma che si aspettano e si rispettano per arrivare insieme al traguardo. Arriva anche Pietro, si entra dentro e Pietro vede qualcosa di più di Maria Maddalena. Guarda il verificabile, ma va anche oltre. Maria Maddalena aveva detto: hanno portato via il corpo di Gesù. Pietro, riflettendo, dice: non può essere. Se fossero stati dei ladri, avrebbero preso anche i teli, il sudario, non avrebbero lasciato le cose così ordinate. Ma poi arriva Giovanni ed è lui che con il cuore colmo di amore vede e inizia a credere. Lui va oltre il verificabile, oltre la riflessione e intuisce il mistero. Comincia a credere. L'amore gli ha aperto gli occhi. L'amore gli ha illuminato la mente e il cuore. Perché poi la Pasqua è un gioco di luce. Quella luce che quando Maria si è mossa non ancora aveva sconfitto le tenebre, facendo quasi sembrare che la vittoria delle tenebre fosse definitiva, mentre invece era solo apparente, quella luce che fa da filo rosso in tutto il Vangelo di Giovanni. Fin dal suo prologo, il Vangelo che si legge il giorno di Natale, si dice che la luce vera è venuta nel mondo. Nel discorso con Nicodemo, Gesù parla ancora della luce e dice che le persone hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. E poi Gesù dirà di sé di essere la luce del mondo. La luce di Gesù è offuscata solo quando c'è il peccato.
quando Giuda decise di tradire Gesù, annota Giovanni nel suo Vangelo, uscì fuori dal cenacolo ed era notte, era buio, erano le tenebre. Ma quando tu a Gesù ci credi, quando con Gesù ti incontri, allora la luce diventa dominante. La luce illumina i tuoi passi, il tuo cammino. La luce ti porta verso il Signore, la luce ti porta verso i fratelli. Voglio concludere con un'immagine presa dal mondo della scienza. L'universo ha avuto inizio dal Big Bang. Da questo punto uno è partito il mondo, che ancora si va espandendo. E gli scienziati ci dicono che quando finirà l'espansione del mondo, allora il mondo finirà di esistere, perché la forza gravitazionale attirerà tutti in un punto, in un grande buco nero, e finirà la vita, finirà l'universo. La Pasqua è il Big Bang della fede, carissimi. Da lì, da quel sepolcro, tutto inizia. Comincia ad espandersi la risurrezione di Gesù. E sono 2000 anni che questo processo di espansione continua. Gesù continua ad essere annunciato ovunque, a tutti, pur nella fragilità di ciascuno, pur con le caratteristiche specifiche di ciascuno, ma insieme la Chiesa porta a tutti il lieto annuncio della Pasqua. Il Signore è risorto, ha sconfitto la morte, o come dice Maria Maddalena, la morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello, la vita ha sconfitto la morte. Potremmo dire l'amore ha sconfitto la morte. Che Pasqua porti amore nei vostri cuori, che Pasqua porti vita nei vostri cuori, che Pasqua vi dia la capacità di essere espansori della risurrezione, annunciatori e testimoni di Gesù risorto per la nostra vita, per amore nostro.